Fino ai primi anni del Novecento andavano di voga le neviere anche in Italia. Soprattutto al centro-sud Italia ci sono delle testimonianze non solo sull'Appennino, ma anche in Puglia, lungo le Murge, insomma delle grotte di pietra, di terreno dove veniva conservata la neve caduta nel periodo invernale. Teniamo conto che appunto fino ai primi anni del Novecento non c'era possibilità nelle abitazioni di avere energia elettrica che potesse conservare a lungo i cibi, la carne, i medicinali, ma anche come riserva d'acqua fresca per il periodo torrido estivo. E quindi si sono costruite queste, diciamo, grotte di pietra un po' scavate nel terreno, in ambienti poco soleggiati, con la porta principale che dava verso nord, quindi verso la parte più fredda, e veniva qui immagazzinata nel periodo invernale tutta la neve che cadeva sulle zone montuose, conservata quindi per parecchi mesi, quintali e quintali di, possiamo dirlo, oro bianco. E sopra questa grotta di pietra veniva invece coperta con della vegetazione, del terreno, per proteggere ulteriormente dai raggi solari e quindi dalle temperature più miti del mondo esterno. Quintali di neve che poi nel periodo estivo venivano rivendute al mercato, c'era proprio un giro commerciale, economico di questa neve che, ripeto, veniva utilizzata non solo per conservare cibi e bevande, ma anche come medicinali. Insomma, veniva veramente sfruttata molto nel periodo estivo, specie al sud Italia, neviere che ormai sono praticamente scomparse. Tutti i dettagli però ulteriori li trovate sul nostro sito web.